Allora, io sono Domiziana Giorgianni, non una di meno Messina. Oggi siamo qui per la giornata mondiale per l'aborto libero e sicuro, il 28 settembre. E sicuramente è obsoleto parlare ancora dopo a 40 anni dalla legge 194 dell'aborto, della libertà di scelta delle donne, ma per noi invece è ancora un tema sicuramente attuale, proprio perché in Sicilia l'obiezione di coscienza è attestata all'87%, questo vuol dire che 9 medici su 10 è obiettore, e quindi questo è sicuramente un sabotaggio sistematico di quella che è la libertà di scelta delle donne, libertà che viene sabotata anche dalla questione dei consultori, che erano spazi creati per le donne tantissimo tempo fa e che adesso sono totalmente definanziati. Solo in Sicilia ci sono 187 consultori attivi, che attivi non vuol dire che poi alla fine forniscono veramente tutti i servizi che dovrebbero fornire. È considerato che in teoria i consultori dovrebbero essere uno ogni 20.000 abitanti, il fatto che su 5 milioni di abitanti ce ne siano solo 187, la questione vuol dire che è veramente grave. In più la libertà viene ancora una volta sabotata dalla questione della somministrazione della pillola RU486, che è la pillola abortiva, che solo in Italia pochissimi ospedali e pochissimi consultori la forniscono, e se la forniscono solo qui in Italia è obbligatoria l'ospedalizzazione di 3 giorni delle donne, quindi ancora una volta una violenza sul corpo della donna che viene continuamente oggettivizzato da queste questioni. Un'altra questione ancora è il fatto della contraccezione gratuita. Secondo la legge 194 i consultori, oltre a fornire tutti i servizi che forniscono, dovrebbero fornire anche la contraccezione gratuita, ma questo non è per niente, diciamo, garantito. E quindi per noi oggi ancora una volta è fondamentale tornare in piazza per chiedere contraccezione gratuita, aborto sicuro e consultori finanziati e che forniscono tutti i servizi che dovrebbero fornire. Grazie tante.